Quella che stringe tra le mani è solo l'ultima di una serie di multe come motivazione fuori dagli spazi delimitati. È 28,70 euro. Stefano Sollei, 49 anni, è il titolare di un negozio di frutta e verdura nella centralissima Piazza Repubblica. Lei è qui dal 2016. In 2 anni quante multe ha preso? Minimo una trentina. Con quali violazioni contestate? Occupazione di suolo pubblico per me, perché metto un po' di roba in esposizione e poi perché mi parcheggio per caricare e scaricare, perché non trovo mai spazi per fare questa attività, perciò per caricare e scaricare, perciò arrivano i vigili e mi multano. Qual è, meglio, quant'è l'entità delle multe? Ma Questa, ad esempio, minimo. 28,70 euro. Ci sono anche altre Sì, cifre? anche di 150 euro. Anche di 150 euro per occupazione del suolo pubblico. Occupazione del suolo pubblico legata alla merce che lei espone, Sì, nei fatti. sì. Lei ha chiesto ai vigili, comunque la motivazione almeno le prime volte, ha provato a far No, valere le sue niente, ragioni. niente. Non mi rispondono mai, mi rispondono di farmi gli affari miei, di. Io contesto anche degli ambulanti abusivi che si mettono qua di fronte, però loro chiudono gli occhi e vengono sempre da me, mi sento tartassato, non ne posso più. Io ho un ambulante che si mette ogni giorno lì a 200 metri e loro non gli fanno mai niente. Ce n'è un altro più su altri 200 metri, loro posso vedere, sono abusivi totalmente e non gli fanno niente. Nonostante 50-60 email che ho fatto ai vigili, non li lasciano fare. E se la prendono sempre con me. Lei dice di essere e di sentirsi meglio tartassato. In questi 2 anni quanto ha dovuto spendere per le multe? Minimo 2.000 euro, per non contare il mancato guadagno, perché per la visibilità della gente quando arrivano i vigili non è una bella cosa, perché pensano che sono un fuorilegge, vengono sempre a fare foto, vengono sempre a disturbare la mia attività. Oltre che gli ambulanti che ci sono qua di fronte, abusivi, che non pagano niente, si mettono lì e. Nella sua attività quante persone lavorano? Cioè io, sono io, la mia fidanzata, che è socia, e una dipendente. Quindi lei che appello lancia nei fatti, appello denuncia. Che mi sento tartassato, oltre tutto quello che devo pagare, affitto, corrente, commessa. E tutte le tasse che ci sono da pagare non riesco più a tirare avanti. Arrivo a fine mese che i soldi mi servono per pagare le multe e le tasse, basta, non mi rimane niente. Non so come comportarmi più. Mi sono rivolto a diversi enti, però nessuno fa niente.